capito, è il video, ho capito. Non devi proprio vedere qua. Andiamo! Venire nella foto, devi mettere un po' così. Ti sorridi un po' o no? Senti, vediamo ancora un attimo lì. Stai pure qua. Andiamo, dai. Andiamo. È lì, facciamo il giro e poi passiamo di là, telefoniamo, va bene? Ale, ma ti sembra di funzionare? No, mica tanto, boh. Con la valigetta è passati quanti anni e cioè... Sì, infatti ha detto una cosa come... questo è stato... Vai. E vola! Andiamo, dai! Non sai come sarebbe? Sai come sarebbe il trucco? Questo qui va sopra. Quello lì va sopra questa roba qua, no? Sbaglio. E non lo sfonda, no? No. Non deve. Ma cosa fate? Tutto in fibre di carbonio lì? Fibre di carbonio. Sì. Ah, ho capito. Beh, capito. Non è che va sopra pesantemente, si alloggia, lo aggancia, lo porta via. Ah, ho capito. Bene. Perché ho visto il video, era solo una ricostruzione. Sì, sì. E tra quanto? È una ricostruzione molto futuristica. No, però è bello perché quello che avete prodotto contemporaneamente è quello lì. Sì. E tra quanti anni si pensa che? 2030 già cominciamo a farlo. Capito. Dovremmo raggiungere l'obiettivo e stiamo lavorando. C'è quella ditta israeliana che fa anche autovolanti, voi non avete qualche forma di collaborazione? Sì, noi collaboriamo con Airbus. Ah, ho capito. Comunque c'è anche la ditta israeliana, se mi sfugge il nome, che ha fatto una macchina volante e potete trovare qualche forma di rendere ibride le due cose. Grazie. Adesso tu mi fai l'andatura, no? Vai con una giusta vivacità senza correre, secondo come ti sta comodo a te, capito? Guardando. Comunque, Nanza, guarda un po', vieni qui, sono ti avvicini. Comunque qui siamo nel futuro, no? No. GFG. Visivamente interessante, no? Innanzi, vediamolo positivo. Pensiamo che se era a pagamento 10 euro a testa non ci scucciva nessuno. Se ce la pagavamo, Quindi abbiamo... 20 euro abbiamo speso. Qui, guarda, ferma. Capo, avete perso gli occhiali.
C'è quello che manca gli occhiali? Ah, grazie. Delle pini, con la cosa delle pini in farina, eh? Anzi, guarda, comunque io, guarda che io non cancello niente, per cui sta attenta a cosa dici, cosa parli, eh. Perché questi più... Questa, a parte lo stimolo visivo, è più bella, secondo te? Noi siamo qua al salone. Auto... Ti piace? Ti piace delle variazioni? Tonto. Bello Tonto in forma di ruolo di cosa? Di braccialetto. Però no. Comunque Spagna ritengo che la parte cruciale della mostra abbiamo visto tutta, Anzi, poi che andiamo all'altra parte, che poi da peggio ci avviciniamo al ponte, che vuol dire più possibilità di beccare dei mezzi, capito? Facciamo perdere, andiamo di qua? Andiamo di qua, eh? Ma no, però la mostra è di là, però. Ah,
Vedi, bella questa, che forte! Non ci fare da forza! Esatto, non ci fare da forza, questa è una roba fortissima! Scusate, la mostra è solo questa, non la mostra da vedere? Qui c'è la tenda della Volvo, poi il resto è tutto... Ho capito. Anche di là ci sono delle macchine. Ci potrebbe un circuito. Ah, quindi, grazie ancora, grazie. E vabbè, però almeno qua in mezzo puoi venire, no? Poco a poco vedeci qualche Ferrari, per dire, no? O no? Sono fuori, sono i normali normali, come si chiama, espositori. Vedi com'è? No, perché prima ho visto di il salone, che c'è anche bar, ho visto che c'è le Ferrari, capito? Prima dove lavoravo prima? Tu che cosa? Qua dentro? Questo qua è per l'acconto di Devi solo fare l'altro.
Perché sei bello. Ci vediamo all'ultimo. Attenzione, attento. Sì, perché tu mi sento. Comunque io addirittura Peugeot tengono ben separati i marchi, la Citroen con Peugeot. Sì. Guardate perché ancora il 54 quando andavo agli studi del 11 terzo, papà di uno che andava lì aveva una macchina da corsa della Citroen della Mercedes con le porte ad ali di gabbiano, sai, no? Sai che vanno su. La Citroen mi pare che anche essere del gruppo Volkswagen, come quella casa già polacca che è stata comprata da Trabant, no? Comunque anche se non importa gran cosa, però tieni rispondi te, no. Dai, ciuccio, no. Come non sei capace, dai, schiacci. Poi scusa, anche a tutto più di così non sono entrato, esatto, gli do che cosa, scusa. Non ti pare, scusa, no? No, il computer va bene. Ma scusa, perché gli trovico? Hai colore, è vero, no? Scusa. No, sono. Così. Oh,
10 minuti di telefono, va bene? 10 minuti di telefono. Sì, no, nuova annuncio. Era ora, eh? Sì, sì. Passiamo di nuovo, ci passa la mano. In compenso il coso è rinnovato, il tirocinio, c'è l'1 settembre con 150 euro, eccetera. Se no, meglio cosa funziona, no? Del cagnon. Sono attento che rubo. A Spagna sono di là i quel torino. Adesso cosa facciamo? Ancora Citroen o ci portiamo solo Maserati? Sì, ma li ha presi anche per loro. Scuro dottorino. Eh? Abbiamo finito, questo è l'ultimo. Non so, a te ti piacciono i pizzi di 9 drate, a me piacciono, posso avere qualche altro orientamento un po' differente dalle affinità elettive psicologiche. Comunque, come apre il genio dell'intelletto umano, non è mica da ricusare, no? Prova, la faccio fare la foto. Scusa, però a me piace il colore. Senti, vieni meno qua, avvicinati. Fatemi la foto lo stesso. Senti, non ti piace, è proprio media. Cioè, ti stai a dire che? Secondo no.
anche in autostrada ti beccano le musiche. Comunque cavallo. 120 km all'ora. Ce l'avevo, grazie. Conto per outlet di sempre. Ah, bene, bene. Comunque, come è stata buona, eccetera. Adesso abbiamo finito la mostra. 3-4 stand e ci siamo. Cos'è? Anche la vera è meglio. Questa è una macchina. E non riesco a rispondere, guarda chi è e dopo rispondi dopo. Cos'è che è? Va bene, si schiaccia. Posso prenotarla? Prego, vai. No, non sto prenotare il modellino a buraco. Cos'è che dici? Chi è? Chi tu sei? Beh, non lo so, pazienza. Allora, comunque è finito per te il problema di... Ancora quattro cose e finito. Siamo usciti, è finita la mostra. Andiamo a mangiare. Lo spiego io, allora. No, abbiamo capito, ma bella macchina. Poi mi tolgo. Grazie.
Tra poco arrivano le... ci sono le... Vedi lì che si è finita la mostra? Ma è bello perché non è che mi propongo io, mi chiamano loro. Vai avanti piano, fermati. Ma non è che te la faccio fare a te. E ieri mi sono ritrovato. Ma questa sta bene solo verde. E qui dal cane sotto la porta. Ma noi ce l'abbiamo già. È finito, ci sono i palloncini? Oggi pomeriggio qui c'è. Se hanno misato il porto li denuncio. Comunque volete, se tu vuoi andare la via parallela esterna verso il là, verso il... C'è mica il telefonino. Questa è la Porsche, ragazzo mio. Con la Range Rover normale, la via di mezzo delle volte. Sì, siamo parlando con le cifre. Ieri era anche poi di cerchio. Stavamo cercando. Beh, no, quelli fuori strada. La prima che avevo. Ma c'è troppa gente che fa questa cosa. Ma c'era più gente, ma non si vede all'estero. Ibrid. Sì, ma lui le tiene 4 anni. 4-5 anni al massimo. È più sero, Aspetta che li metto. Aspetta. L'ingresso non strappia poco. Però. Di nuovo. E la carruga anche lì. Anche la nota.
Buongiorno. Grazie. Oggi, scusi. Tengati, grazie. Stiamo uscendo pazzi perché loro si appoggiano. Quello che fa? Grazie, bello. Comunque, siccome c'è, ecco questo, guarda il Valentino dov'è. Veramente inganno. Cos'è che fa? Fa la grappa? L'ha fatta lui, però lei ha voluto mettere, fare GNP, non so come definire. Me la vuoi versare, la bottiglia? Così riprendo mentre, tanto per dare, sai, un po' di elemento di... Questa qui è una macchina del fasullo, no? Sai perché? Perché lei l'ha trasformata in GNP, ma se senti il profumo... Anna, vuoi versarmelo così? Questa qui è una macchina poche dire. Ora ci ho messo sopra una lente che dà un po' più di significatività, no? Fa la foto! Fai vedere che lavori alla... Fai vedere che dipingi. Sorridi, artista. Devi guardare, se no... Dai, fai presto! Questo cos'è? Il Palazzo Reale? Piazza Castello. Piazza Castello. Palazzo Madama. Palazzo Madama. Thank you.
Lui la scamaniera, siamo tornati al paesello, giusto o no?